Smart City non è solo tecnologie informatiche o evolute di vivibilità e sostenibilità, ma è fondamentalmente un nuovo concetto e un nuovo stile di concepire la città e del modo di viverlo. Napoli si appresta a diventare città intelligente con un piano di sviluppo che punta a soluzioni innovative per migliorare i servizi offerti alla comunità. È una sfida quella di trasformare le grandi realtà metropolitane in smart city, che da un anno muove anche la fondazione Matching Energies, costituita dalla famiglia Zigon e dal gruppo Getra, e che diventa oggetto di un protocollo d'intesa siglato questa mattina con il Comune. Un gruppo di lavoro interistituzionale si occuperà della realizzazione di uno studio di fattibilità per individuare un'area della città in cui realizzare un sistema complesso di applicazioni. Dall'edilizia ecosostenibile all'illuminazione intelligente, il progetto mira a sviluppare soluzioni anche nel campo della mobilità elettrica e del wifi gratuito. Si inserisce nelle strategie che come Comune abbiamo scelto aderendo e dando vita all'associazione Napoli Smart City, con diversi progetti che sono già in itinere in questa città. Quindi è un rapporto importante con una fondazione, col CNR, con le università per poter dare concretezza a progetti su cui poi ci saranno investimenti per quanto riguarda il futuro della sostenibilità, dello sviluppo della città di Napoli. La nostra proposta è proprio quella di riuscire a pensare di fare a Napoli una best practice di questo, in maniera tale che si possano creare i presupposti per un recupero socio-culturale di questa nostra città.